Per la pallavolo è invece arrivata la prima sconfitta in Superlega per la Trentino Volley. Massimo Mazzalai. I 4.000 della T Quotidiano Arena e i molti a casa sugli schermi di Rai Sport si erano illusi dopo un primo set maiuscolo vinto di autorità dall'Itas, che fino ad ora aveva conosciuto solo successi da tre punti in campionato. Poi Perugia ha saputo invertire l'inerzia del gioco, pur priva di una pedina importante come Giannelli, fermo per un risentimento addominale. Loro hanno avuto dei picchi veramente alti col servizio, sapevamo che potevano averlo. Una pressione decisiva in battuta, 9 ace per gli Umbri a fronte di uno solo di Trento, una maggior lucidità nel ricostruire gli attacchi e un Plotnitsky scatenato, le carte vincenti di Perugia, che ha espugnato il campo dei campioni d'Europa con un 3-1. Secondo l'allenatore dell'Itas, Fabio Soli, uno stop che può insegnare molto alla squadra. Credo che questa partita fosse per noi un'occasione per capire che punto eravamo e sicuramente abbiamo capito che abbiamo ancora tanto da lavorare, abbiamo una buona base, ma sicuramente abbiamo bisogno di qualcosina in più per competere con una squadra importantissima e molto forte come Perugia.